Pesante KO rimediato contro la Fiorentina, non tanto per il risultato con cui la partita è finita, ma per il momento della squadra, costringe il Napoli a rimettersi subito al lavoro in vista del delicato match di Coppa Italia di martedì sera contro la Lazio. Per l'occasione Gennaro Gattuso potrebbe decidere di cambiare pedine rimescolando le carte, probabile il ritorno di Meret fra i pali in difesa, Mario Rui, Manolas, Luperto e Di Lorenzo, novità anche a centrocampo con Demme che potrebbe agire da mediano davanti alla retroguardia. Diverso invece il discorso in attacco, dove Gattuso potrebbe affidarsi al tridente Kayekon Milik Insigne, ma occhio anche a Lozano e Mertens. Forse tra la Roma e Matteo Politano non è stata ancora scritta la parola fine, già perché nonostante la rottura definitiva della trattativa con il suo ritorno a Milano e quello di Leonardo Spinazzola nella capitale, per l'esterno ex Sassuolo potrebbero non essersi esaurite le possibilità di tornare nel club che lo ha cresciuto. L'Inter sta parlando con altre squadre, ma tiene in forte considerazione la sua volontà. Politano ha già un'intesa coi giallorossi sul piano dell'ingaggio a Roma, poi sarebbero disposti a chiudere l'affare anche con il prestito con obbligo di riscatto. Non resta che attendere per capire. Non sarà Max Biaggi a salire in sella all'Aprilia in occasione dei primi test della MotoGP sul circuito di Sepang in Malesia in vista della prossima stagione del Mondiale. A chiudere la porta è stato proprio il pilota romano intervistato al Motor Expo di Verona. Che io sappia, spiega, non tornerò in sella nei test MotoGP, però mi diverto quando è richiesta la mia presenza, quando Aprilia mi chiama. Biaggi si è poi pronunciato in maniera positiva anche riguardo al nuovo motore V4 della casa italiana, sembra avere buone potenzialità, è un buon segno quando un motore nasce bene. Continua la guerra telematica delle autorità competenti per combattere la pirateria online. Il Tribunale di Roma ha disposto l'oscuramento di 15 portali che diffondevano illegalmente a pagamento le partite della Serie A in aggiunta ad altri eventi sportivi. L'operazione guidata dagli uomini della Guardia di Finanza è iniziata dopo la denuncia presentata proprio dalla Lega Serie A. Secondo quanto ricostruito, chi gestiva i siti utilizzava la tecnologia della IPTV, attraverso la quale venivano acquisiti e ricodificati i palinsesti televisivi delle maggiori piattaforme a pagamento e successivamente distribuiti sulla rete sotto forma di un flusso di dati ricevibile dagli utenti che avevano sottoscritto un abbonamento illecito.